E un'altra piacevole riconferma, il Teatro Accademia, qui la BCC Arena. Lunedì prossimo ci sarà un vostro spettacolo. Cosa portate quest'anno? Allora, portiamo uno spettacolo che si chiama Pillol e Confet. È uno spettacolo ambientato negli anni 50. Abbiamo fatto una piccola ricerca del passato, dove era molto in voga una pasticca che si chiamava Gero Vital, che era, diciamo così, un po' antesignana di una certa pillola blu, ma un po' più casalinga, diciamo, no? Che si dava a persone di una certa età per ringarluzzirle un pochettino. Ecco. Quindi allora la storia girerà intorno a questa fantomatica pasticca che sconvolgerà un po' questa famiglia pesarese. Ho un elemento che vorrei sottolineare, che il Teatro Accademia di Pesaro punta da tanti anni nel diciamo spingere i giovani a fare dialetto, perché vediamo che piano piano il dialettale assume sempre più un connotato verso i 60-70 anni. Invece noi tentiamo di inserire dei ventenni e dei 25 anni per così spronarli a portare avanti la tradizione del teatro dialettale. Il dialetto è un po' la nostra tradizione, no? Esprimersi in dialetto non è poi così sgarbato come alle volte si poteva pensare in passato. No, anzi, usato nel modo giusto, anzi. Non solo, cioè, allora, sono le nostre radici. Alcuni diciamo idiomi in dialetto non trovano proprio un'assonanza nell'italiano, quindi è una lingua da preservare. Poi naturalmente starà alle compagnie cercare di mantenere questo dialetto e ricordare anche a coloro che non hanno vissuto periodi e tempi passati, che invece possono sempre essere attuali. Lunedì prossimo, quindi, comunque attorno a questa gag girerà tutta una situazione divertente, molto comica, molto simpatica, e direi insomma che le persone che verranno a vederlo non rimarranno assolutamente deluse. Quindi lunedì prossimo Teatro Accademia con questo Gero Vital, pillole e confetti.